Del trasporto ferroviario locale ha parlato frate Antonio Belpiede, procuratore generale dell'ordine dei frati minori cappuccini di Cerignola in provincia di Foggia. Sentiamo l'intervista. Qui c'è un dato macroscopico, quello che il mio amico Marcello Veneziani ha chiamato anni fa la secessione ferroviaria del sud. È una cosa che lascia indignato il cittadino che rifletta lo squilibrio fra il numero dei treni, la qualità del materiale rotabile e i servizi che vanno da Roma in su o da Roma fino a Salerno sulla fascia tirrenica e tutto il resto del sud Italia. La perequazione fra nord e sud passa attraverso le infrastrutture, giustizia vuol dire, e onorare questi morti in particolare vuol dire, rimettere a posto lo squilibrio ferroviario che è una cosa indegna. In questo decenni di politica hanno fallito, sono stati in malafede. Ci vuole più giustizia da parte del governo centrale, questo non dipende dall'amministrazione locale. Le infrastrutture nazionali dipendono dal governo centrale, è noto. C'è un appello che lei vuole rivolgere al governo? Chiedo all'attuale governo, al gabinetto Renzi, al presidente Renzi, di comportarsi, io uso un lemma classico del diritto, come un bono spater families, un mumbare di famiglia, vede ciò di cui c'è bisogno e rimedia le eventuali differenze create fra i figli. Il figlio o la figlia Puglia è veramente messa male come servizi ferroviari e come sicurezza, miglioriamoli. Francesca Paltracca, GR1.